Ciao a tutti, benvenuti in questo video che è un video acquisti, il video acquisti d'agosto. Allora, vi mostrerò gli acquisti che ho fatto nel mese scorso, che comunque non sono molti, già non sono molti, e si concentrano soprattutto tra Planet e Star Comics. Ho anche un volumetto della GP, ma in realtà ce ne doveva essere un altro, e Somewhere Relief 13, che purtroppo non mi è arrivato, non mi è stato messo in casella e quindi ora mi è toccato ordinarlo. Allora, parto subito con gli acquisti della Planet, parto con un numero 1, il numero di Cuore di Menta, di Wataru Yoshizumi, edito a un prezzo di 9,90 € da Planet. Ha una sovraccoperta, ora vi tolgo la sovraccoperta, questo è un bel volumotto tozzo, e con pagine bianche, ma che hanno una certa trasparenza che comunque non dà molta noia alla lettura, però si nota in certe pagine, anche nelle pagine con vignette. Allora, come apertura, nonostante sia un volumetto be bello tozzo e che abbia comunque anche una buona rilegatura, l'apertura è molto buona, si apre bene, non dà, cioè non dà noia alla lettura. Come ho detto, a pagine bianche, pagine a colori. Eccole qua. È un'edizione molto simile appunto a quella di Cortili del Cuore. 9,90 € il prezzo e comunque è una buona edizione. È un numero che mi è piaciuto molto, questo numero 1. Racchiude diversi volumetti originali, credo, forse 2 o 3, o comunque della sottiletta forse anche 4, non lo so, non sono tanto sicura. Comunque è una storia molto fresca, allegra e anche molto simpatica. Le protagoniste, o meglio i protagonisti, sono due gemelli, Noelle e Maria, due gemelli molto attaccati. Maria, è una ragazza molto allegra, molto aperta, che un giorno, insomma, decide di cambiare scuola per amore e vuole trasferirsi in un istituto che accetta, che ha comunque due aree riservate, una per i maschi e una per le femmine. Noelle è molto geloso della sorella e decide quindi di seguirla. Il problema è che in questo istituto, la parte maschile, quindi il dormitorio maschile al completo, c'è solamente disponibile un posto nell'istituto femminile. E quindi Noelle dovrà travestirsi per somigliare così alla sorella e diventare la sua gemella. Ci saranno poi un susseguirsi di situazioni veramente assurde, però davvero un manga fresco e simpatico. Comunque il classico tratto della Yoshizumi è molto carino e poi è adatto molto a queste scene, a scene comunque dove ci sono disegni deformed, ma nemmeno tanto, comunque scene da ridere. E comunque il tratto è davvero bello. A me piace comunque. È un volume che mi ha piaciuto e mi ha colpito. Passo a Knights of Sidonia numero 7. Eccolo qua. In questo volume, allora, intanto Tsutomu Nihei ha un tratto che già di per sé confonde il lettore. Le storie che poi che crea non sono neanche molto semplici da seguire. E devo dire che molto spesso mi perdo un po' tra i disegni e la trama e non so bene da che parte rifarmi. Comunque, continua la lotta ai Gauna della Sidonia e in questo numero entrerà in scena una nuova arma della Sidonia, un'arma nata appunto da un Gauna, quindi è un Gauna evoluto. Il problema sarà appunto il fatto che molti cittadini della Sidonia non apprezzano questa cosa, anzi sono molto impauriti da questa nuova creatura. Niente, altri scontri con i Gauna, è una serie che a me piace, però appunto come ho detto seguo molto, non difficilmente, comunque devo stare molto attenta a quello che succede perché è molto difficile da seguire. Passo a Soliter numero 20. In questo numero, allora, questo numero mi è piaciuto molto, nonostante a me Soliter non sia una serie che mi abbia colpito particolarmente o comunque non mi ha dato molte emozioni, è un classico shonen e non è che insomma mi piaccia molto, però in questo numero devo dire c'è qualcosa di più. Si
scava comunque nel rapporto tra Medusa e Crona, quindi il figlio. Ci sono delle scene veramente belle e non voglio farvele vedere perché magari qualcuno insomma, potrebbero essere anche degli spoiler. Comunque ci sono delle pagine veramente belle, questo soprattutto negli ultimi due capitoli. Devo dire, l'inizio del volume è abbastanza noioso, però la fine del volume, gli ultimi due capitoli sono veramente belli e valgono sicuramente l'acquisto. Però ecco, la serie non mi sta piacendo così tanto, ecco. Passiamo a Naruto, il mito numero 51. E niente, qua c'è lo scontro tra Danzo e Sasuke, sempre scontri, sempre scontri. Comunque alla fine entra in scena Kakashi e ritorna la vecchia squadra di ninja al completo. E vedremo come si evolverà la situazione. Sicuramente l'elemento più interessante del volume è stato proprio il ritorno in scena della squadra al completo. Poi, sto andando veloce, lo so, però preferisco andare veloce perché comunque non voglio parlare molto delle trame, eccetera. Shibuya Love Hotel, questa volta è un universo di fiori. Parla di queste due ragazze che sono due nemiche fin dalle scuole superiori, ma che si rincontrano dopo tanto tempo in un pub. E rincontrandosi iniziano a parlare. Allora, una è una geisha, una maiko, anzi, un apprendista geisha, e l'altra invece è una classica figlia di papà che ha tutto, che ha tutto e può ottenere tutto con i soldi, eccetera. Sono due persone completamente diverse, ma che riescono poi piano piano a parlare, grazie anche a un amore in comune, quindi proprio un ragazzo. Però devo dire, è sicuramente tra i volumetti usciti di questa serie di Shibuya Love Hotel il volumetto che forse mi ha deluso più di tutti. Non che gli altri siano bellissimi, però sicuramente è il volume che mi ha deluso di più perché è partito cioè, da una bella base. La base sicuramente era molto bella perché se fosse stato trattato di più l'argomento dell'amicizia, magari più approfonditamente, sicuramente sarebbe uscito qualcosa di migliore. E anche l'aspetto culturale, quindi della Maiko, le origini delle Maiko, insomma, è stato trattato un po' con superficialità. Se fosse stato trattato un po' più approfonditamente, sarebbe uscito un manga migliore. Quindi peccato perché davvero potevo uscire qualcosa di meglio, ma mi ha deluso. Poi passiamo sempre alla Planet, ma manga che non ho letto, Codebreaker numero 15. Bakuman numero 15, che ora dovrò leggere perché mi sono messa in pari. E ora passiamo alla Star. Allora, per la Star abbiamo Belzebub numero 8. Questo qua, e in questo volume c'è un bellissimo scontro a suon di pallonate, perché in pratica è stato deciso dalla scuola dove i nostri protagonisti sono ospitati di decidere chi sono diciamo, i più forti tra i ragazzi tramite un torneo di pallavolo. E quindi i ragazzi dell'Ishikawa dovranno allenarsi a pallavolo. Sarà difficile, però verrà fuori qualcosa di buono. È stato molto divertente, sicuramente uno dei volumi più divertenti ultimamente. Poi il numero 24 di Nodame Cantabile, il primo dei due extra, è anche questo molto simpatico, però devo dire che rispetto alla serie principale, sicuramente è calato un po' di battute come gag e di simpatia, anche se è comunque sempre bello leggere Nodame Cantabile. In pratica i nostri protagonisti si ritrovano tutti in Giappone per allestire uno spettacolo teatrale, anzi un'opera teatrale. E quindi niente, molto carino, però appunto sicuramente un po' meno ricco, diciamo, della serie principale. Poi, tra i volumi che non ho letto della Star, One Piece 64, perché sono rimasta un po' indietro con la lettura, anzi sto recuperando ora. Switch Girl numero 15.
Ushio Yadai numero 14. Ultimo acquisto di agosto è stato il numero 7 di I Am A Hero, eccolo qua, per la GP appunto. E niente, il manga, il volumetto mi è piaciuto. Sicuramente il punto di forza è la narrazione, perché e anche i disegni. Comunque la narrazione per me è il punto di forza di questo manga, perché ogni volta che leggo il volumetto lo divoro e devo dire mi calo veramente nella storia. Riesco a comunque a calarmi anche nei personaggi, anche se è un manga un po' strano, appunto, non è proprio uno slice of life, è proprio un horror. E comunque mi piace molto e devo dire anche questo numero è stato molto molto bello. Niente, questo era l'ultimo acquisto di agosto e niente, ci vediamo al prossimo video.